Vado da Padre Pio e come arriva il mio turno mi dice: comincia dal 46, e ha voluto risentire tutto. Io non lo guardavo perché mi vergognavo, e lui mi diceva: guardami in viso, guarda, ma che ti vergogni di me che sono nessuno? Però lui, a offenderlo, non hai nessun scrupolo, è di vigliaccheria la tua. E con le ginocchiate mi dava dei colpi da spostarmi da dove mi trovavo. È vigliaccheria, è vigliaccheria. Finalmente mi dà la soluzione. Il domani mattina celebrava alle 9 all'altar maggiore, io ero a un metro di distanza, e dicevo: ma perché manda via la gente se non vanno a messa? Ma si può essere buoni cristiani anche senza andare a messa? E poi un'ora e tre quarti, è lunga, è lunga. Dato un momento, lui, siccome levava i guanti per la celebrazione, vedo che dalla ferita della mano destra esce un chiotto di sangue, bagna il corporale. Allora mi avvicino per vederlo più da vicino, che dal 39 non avevo più viste quelle ferite, e vedo questo sangue che scorre. Poi il padre prende il calice con le due mani e, per quanti sforzi facesse, non riusciva ad alzarlo. E io ho detto: ma cosa, gli hanno fatto uno scherzo, l'hanno inchiodato, c'è due gocce d'acqua, un po' di vino, e non ce la faceva. Guardo il padre Pio, piangevo. Poi lo vedo che sta guardando il crocifisso sull'altare, ciondolava la testa, come lo compatisse. Io, nella mia perfetta indifferenza e ignoranza, mi domandavo: ma cos'è questa messa che procura una testimonianza così di lacrime, sangue, di sofferenza? E a un dato momento una voce chiarissima qui mi dice queste parole: guardalo anche tu quel crocifisso, quegli sputi che ha sul viso ci sono anche i tuoi. Quella corona di spine, quante volte ti sei appoggiato per conficcarla maggiormente. Quelle mani, quei piedi piegati, quante martellate hai dato anche tu. E io sono scoppiato a piangere, volevo parlare con qualcuno, io non sapevo di aver combinato un guaio così forte. Finito la messa, alla sera mi trovo per la prima volta, dopo 11 anni, in giardino con Padre Pio, che scherzava, rideva con tutti i suoi figli lì seduti vicino a lui. Io mi domandavo: ma è quello di stamattina? Non è possibile, era un giudice, faceva paura, quelle parole che ho sentito. E allora sento una persona ha detto: sì, un giorno gli hanno detto: padre, tu non sei mai uguale. Lui ha detto: sì, perché in confessionale sono giudice all'altare, sono vittima, qui in giardino sono vostro padre e fratello. L'indomani mattina dovevo partire. Il padre mi ha dato una comunione come avesse messo un ferro rovente nella lingua. Io ho avuto per 2 ore la lingua bruciata, e mi usciva nel fiato, era come nei forni quando fanno cuocere quel pane casareccio, un profumo enorme. Io sono andato a nascondermi dietro la montagna per non farmi vedere a piangere di commozione. E poi dopo sto per partire, incontro Padre Pio solo, cosa rarissima, è un miracolo trovare Padre Pio solo con tutta quella folla che lo assediava, proprio nel corridoio dove le donne lo potevano vedere. Lo trovo e gli vado incontro, lui mi bacia e mi abbraccia per la prima volta dopo 11 anni. E allora ho detto, siccome sapevo di portar via qualche cosa di responsabilità che prima non avevo, ho detto: padre, io parto, torno nel calderone di Cinecittà, ma ho tanta paura. E lui mi ha detto: bene, finché hai paura, dovrai aver paura il giorno che non hai più paura. Ricordati che Satana è un cane legato alla catena, più della lunghezza della catena non può arrivare, ma se ti avvicini e ti addente, evitare le occasioni. E dice: da bambino che chi andavi quando avevi paura? Da tua mamma. Ora prendi questa catena, questa ti porterà quella mamma laggiù. E poi mi aveva detto di fare i primi 9 venerdì del mese. Sono partito tutto agitato, ho detto: beh, lo farò, perché mi ha detto che è la salvezza dell'anima questi 9 venerdì del mese. Dico: beh, però mi ricorderò al primo venerdì del mese di farlo, perché con la paragine del cinema, del teatro. Dico: beh, intanto io lo faccio tutti i venerdì, e poi si accorgerà. Da quel momento lì invece l'ho fatto poi tutti i venerdì e poi tutti i giorni, perché ho capito che andavo a trovare un amico e non era più come quando stavo in ginocchio per mezz'ora, che mi sembrava che fosse una tortura. Ma di Padre Pio, quello che mi ha colpito, oltre di avermi data la fede, e lo ringrazierò mai abbastanza, è per farmi comprendere quello che l'umanità quasi tutta non ne vuol sentir parlare: il valore della sofferenza. Un giorno ci ha detto: se l'umanità comprendesse il valore della sofferenza, gli uomini non cercherebbero più il piacere, ma solo il dolore. Io mi domandavo: ma cosa siamo, dei fakiri? Non ha detto lo sopporterebbero, lo cercherebbero. E una mattina, che Padre Pio poteva vedere le donne nel corridoio, io lo precedevo, perché chi gli prendeva le mani, chi lo pestava, gli facevano male, e un altro chiudeva. Come è entrato in quel corridoio, sembrava che tutti i mali fossero andati a arenarsi in quel corridoio. Padre, fatemi vedere, padre, fatemi camminare, padre, mio figlio sta morendo, padre, 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 sempre questo. È il padre, faceva solo dei sospiri. Un dato momento arrivo vicino al convento,
Apre la porta, mi fa entrare e poi mi dice con un viso addolorato, lo vedi, vengono tutti qui per farsi togliere la croce, nessuno chiede l'aiuto per portarla. E io da quel giorno non ho avuto più coraggio di chiedergli niente. E lui mi diceva, chiedi sempre lo Spirito Santo, fervore e perseveranza. E mi ha aiutato tanto, tanto. Vi dirò che in quel periodo mio figlio, che stava per laurearsi, mi diceva, senti papà, piantala di fare 1000 chilometri per andare a abbracciare un frate con la barba, ce ne sono tanti a Roma, finiranno che ti prendono per un bigotto e tu non lavori neanche più, sai come la pensano nel tuo ambiente. Oggi che sono molto buoni, condiscendenti con me, il più buono mi chiama il sagrestano di Padre Pio, ma io magari lo fosse, sarei ben contento. Ad ogni modo ho detto a mio figlio, senti, non dare giudizi, tu Padre Pio non l'hai conosciuto, se un giorno avrai il bene di conoscerlo, potrai farti un'idea e dire qualche cosa. Dopo un po' di giorni viene a casa e dice, papà, stavo per prendere la laurea, ci hanno rovinato, ci hanno messo una materia che noi non abbiamo mai studiato, perdo l'anno. Dico, ma cos'è? Dice, sì, ci hanno messo urbanistica, a noi non interessava, non so come fare. Dico, senti, io non me ne intendo, ma è una cosa difficile. Per farti un'idea, mi possono fare 100 domande, ne conosco 3, quindi l'anno è perso. Dico, beh, facciamo un telegramma a Padre Pio, che aiutava molto gli studenti, e lui mi fa un segno come dire, sì, tu e tuo Padre Pio. Però 2 giorni dopo è venuto a casa, mi ha detto, papà, mi hanno fatto quelle 3 domande. È sempre la combinazione che continua, vero? Allora ho voluto andare a ringraziare Padre Pio, è andato la notte di Natale, mi ha detto, uno spettacolo che dimenticherò mai più. Padre Pio ha celebrato le 3 messe di 1 ora e mezza luna, dice, dopo ogni messa si buttava proprio sfinito sopra l'altare. Poi è venuto in mezzo a noi portandoci un bambino che sembrava vivo e ce l'ha fatto baciare, questo mio figlio. Mia figlia poi un giorno mi dicono, senta, a Campanini c'è da fare un bel film, Noi due sole, si chiamava Un bel soggetto, dice, protagonista Walter Chiari, lei, e vogliamo sua figlia. Allora lei aveva 20-22 anni, aveva la bellezza dell'asino, la gioventù, ma è un difetto che passa anche quello. E allora mi dicono, lei è molto amico di Walter, conosce noi che signori siamo, faccia venire sua figlia. Dico, guarda, io non mi sento. E fa, ma come, lei sa come la pensiamo noi, che persone, ma io in quell'ambiente lì non la metto. Quando l'ho detto in casa, mia figlia aveva piacere, perché come minimo allora, come protagonista gli davo un paio di milioni, sarebbe 20 milioni di oggi. E ho detto di no, perché non la volevo mettere in quell'ambiente, perché l'ambiente che circonda il cinema è pauroso, macchinisti, elettricisti, personale, bestemmie, turpiloquio, chi pensa che c'è un bambino o che niente, è così l'abitudine, è proprio il linguaggio nostro. E allora dico, io non la metto. Mia moglie in buona fede mi dice, ma senti, se la Divina Provvidenza ci vuole aiutare in questa maniera, io gli ho detto, senti, ma non insistere, perché un piatto di minestra non ci manca, ringraziando Dio, quindi è inutile insistere. E lei mi fa, ma sono sicura che Padre Pio avrebbe detto di sì. Ah, beh, allora ti prendo al volo. Se Padre Pio dice di sì, la responsabilità se la prende lui, io sono fuori. Vado da Padre Pio, lo trovo solo, che guardava delle lettere che gli scrivevo da tutte le parti del mondo, e allora gli ho detto, senta padre, avevano offerto a Maria Pia questo film, io ho detto di no, ho fatto male, lui non mi risponde, ho detto buonanotte, ho voluto dare dei giudizi temerari, adesso sentirai cosa ti dice. Dopo, quando ha finito di guardare, mi fa, hai fatto molto bene, ringraziando Dio, un piatto di minestra non ti manca, quello che io ho detto a mia moglie, quindi ci ha sempre aiutati. Mia figlia poi era sua figlia spirituale. Un giorno io devo andare a fare un film a Parigi con la Virnalisi e dico a mia figlia, beh, ti porto con me, guidiamo la macchina un po' per uno e stai 2 mesi a Parigi con me. Però prima lo chiediamo a lui, tuo padre spirituale. Padre, posso portare Maria Pia a Parigi? Vado a girare un film. Cosa vai a fare? Vado a girare un film a Parigi e volevo portare con me Maria Pia. Ah, e mentre giri il film, lei te la tiene attaccata alla giacchetta? E no, padre, il film lo giro da solo. Ah, e lei va in giro? No! Mi ha detto un no. Appena vado fuori, mia figlia mi guarda, vestita, mi dice, ti ha detto no, vero? Dico, non ha voluto. Beh, per me è un onore avere un consiglio da lui. E a Parigi nel 55, la prima volta che dovevo andare, mi sarei vergognato di vedere come si comportavano in tram e nella metropolitana. Oggi da noi fanno peggio, ma allora eravamo ancora un po' più puliti. Ad ogni modo, questo per dirvi, poi mia figlia la chiamano per andare a fare le gare di nuoto, e lo chiedo a Padre Pio, padre, vado a fare le gare di nuoto, cosa vai a fare? Le gare di nuoto, mi chiamano per... e Dio poteva farti nascere pesce, l'ha piantata lì e non l'ha mandata. Ad ogni modo ci ha sempre aiutato, molto. Io sono stato 6 mesi con una compagnia in America, abbiamo fatto tutta l'America centrale, l'America del sud, e lui sempre mi mandava le sue parole. Solo adesso che è mancata mia moglie ho trovato una lettera dove mi fa addirittura una dichiarazione d'amore. È stata la più grande gioia che ho provato in questi tempi qui, perché non sapevo, mia moglie l'aveva messa via. Ad ogni modo ci ha aiutato sempre.
Qualcuno di voi anche l'avrà sentito dire, dice sì, ma io non ci vado perché è un villano, tratta male, caccia via. Padre Pio quando cacciava via, poteva cacciare via, perché aveva il discernimento dello spirito, leggeva dentro di noi, come noi possiamo leggere in un libro aperto. Quando qualcuno andava là per curiosità, era inutile che lui gli facesse la predica, dire no, non devi offendere il Signore, capiva che andava lì per curiosità, lo cacciava via. A me non mi ha cacciato via, non so perché, si vede che aveva i suoi programmi, forse pensava che tanti anni dopo, per sdebitarmi, avrei parlato di lui come faccio oggi. Insomma, non cacciava via nessuno. E un giorno, anzi perché cacciava via, gli hanno detto, dice, padre, però è bella la sua responsabilità che si prende, eh? Pensi che padre Leopoldo Padova confessava 16 ore al giorno, ma non cacciava via nessuno. Lui ha detto, lo so, perché i peggiori li mandava a me, quindi si era messo a posto. E la sua responsabilità, padre Pio, è grande, è perché lei manda via un'anima, e quello fuori del confessionale muore. Lei come si trova? Beh, se ho sbagliato io, vuoi che sbagli anche lui lassù? Lascia fare, metterà lui tutto a posto. E non si perdeva mai d'animo, perché padre Pio era di un umorismo che non vi dico. Al fatto che dicevano, ma è ignorante, esotico, il commendator Tenti, direttore generale del Ministero delle Finanze, una grande personalità, specialmente in matematica, oltre a grande cristiano, è diventato un grande figlio spirituale padre Pio, perché gli ha guarito la moglie di un tumore tremendo, proprio guarito. E un giorno ha detto, sentite, per dirvi chi era padre Pio, vi dirò soltanto questo. Io un giorno mi sono trovato in cella con lui. Abbiamo fatto dei discorsi parlando di problemi di alta finanza. Mi ha risposto come solo un laureato in quella scienza mi poteva rispondere. E per dirvi come il padre ci stava vicino, vi dirò questo. Ricordatevi, dice, io e mia moglie avevamo compiuto 25 anni di matrimonio. Siamo andati da lui per fare la comunione dalle sue mani, perché padre Pio non dava più la comunione, perché coi piedi piegati non poteva stare 2 ore in piedi, ultimamente poi celebrava con la carrozzina. Dice, abbiamo fatto la comunione, abbiamo salutato il padre e siamo andati a mangiare, solo che avevamo ritardato molto, e allora lì all'albergo San Michele hanno fatto riscaldare la pasta, e quando me l'hanno portata sapeva di fumo, mi dava veramente fastidio, dice, un odore che mi dà allo stomaco. Stavo per mandarlo indietro, poi ho detto, ma questo è un posto dove vengono per chiedere aiuto, è un pellegrinaggio che fanno, faccio questo sacrificio, me la mangio. Poi siamo andati a dormire e alle 5 siamo andati a salutare padre Pio. Quando ci ha visti, ci ha colti sorridente, dice, beh, come siete stati? E lui, il professor Tenti, dice, molto bene padre, peccato, mancava solo lei. E padre Pio, e chi ti dice che io non c'ero? Si rivolta verso il padrone dell'albergo e gli fa, ma la minestra sa sempre di fumo? Tanto per dirvi, padre Pio era sempre vicino a noi. Io vi dico solo che se, come conosco oggi padre Pio, l'avessi conosciuto allora, non avrei avuto il coraggio ad avvicinarlo. Ma poi adesso ne parlerà la Chiesa. Sapete che il processo è iniziato. E ho avuto una grande gioia perché ho parlato con Sua Santità. Ho avuto un invito che non so chi devo ringraziare per assistere alla messa di Sua Santità il mattino alle 7 nella sua cappellina vicino al suo appartamento. E poi mi sono trovato solo con lui. E non c'era nessuno che diceva questo è Tizio, questo è Caio, niente, solo. E lui mi guarda, mi fa, e questo signore sarà italiano, siccome lui ha scritto delle commedie, ha recitato, ha scritto poesie, avrei dovuto parlargli. Santità, io ho fatto 106 film, ho fatto tanto teatro, niente, avevo all'ultimo momento preso un libro dove c'ho le fotografie con padre Pio mentre gli servo la messa, e un'altra che lui mi abbraccia che parto. Dico, Santità, io sono un convertito di padre Pio. Allora lui mi guarda, perché tutti sapete cosa ha profetizzato padre Pio al Papa quando 40 anni fa Enrico Medi l'ha portato là come sacerdote. Padre Pio nella confessione dice che gli ha detto cosa sarebbe diventato, e l'abito macchiato di sangue è stato stampato sui giornali, e poi è tornato nel 74 come cardinale, ha celebrato lì. Quindi figuratevi un po'.